per ora zero. No, Demone. 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 Oh. Ci sentiamo dopo il GR o perché c'è più poco tempo? Ma cosa fa? Sa che tutto, sa tutto. Conosce il clock a memoria. Ascolta velocemente, poi magari ci risentiamo dopo. Ma così dammi un flash. Ascolto solo la Zanzara e poi non guardo mai la TV. Volevo dire, Parento. Sì. Ha detto che crede alla scienza e che l'ebraismo si affida alla scienza, però al contempo pensa che il mondo è 5.000 anni, voleva aggiornarlo a 5 miliardi di anni il mondo. Bravo, dalla nascita della terra, una cosa. Che c'è? Veloce, dimmi che c'è. L'iboga, io ce l'ho il libro di Lattanzi, Cambo Iboga, la secrezione dell'iboga, l'iboga è praticamente una sorta di sudore che ha la rana, quella patina che ha sul corpo, hai capito? Sì. E poi i lupi vanno difesi perché la democrazia. Fermi tutti, sì. Approfondiamo dopo col Demone, fermi. Lettura molto cinica, Demone, cattiva. Diglielo tu, Demone, ti faccio ecco diventare lucido. Ti faccio diventare dai su Demone, dai, diglielo tu a sti Maneskin. Io non ho mai visto Sanremo da quando ho 8 anni con mia nonna. Sì. Perché tu i fiori te li fumi? No, ma ho capito, però sì, se li fumerà pure. I fiori di ganja, ganja libera, ganja, ganja wave. Sì, però scusami, vedi, Demone, i fiori se li fuma? Ti sei sempre collegato, tranne in alcuni momenti, da una situazione in cui si poteva ascoltare la voce chiara, limpida. Adesso anche... non mi senti più bene. Adesso ti senti in una specie di caverna, in una specie di... Ma in casa mia c'è un po' di eco, cioè... Ma no, ma ho capito, ma non si sente un cazzo, prima ti sentivo benissimo, amico mio. Aspetta. Questo ha messo via voce. Non c'è più la voce. Ma l'auricolare, Demone. Non si sente una sega, Demone. Non c'è, guarda. Richiamate il Demone, dai. Richiamate il Demone. Grande Gianni. Demone, bella Gianni. Demone. Dimmi. Ci senti meglio? Finalmente adesso. Si sente, cazzo. Dai, su. Allora? Vedo le luci della collina. Ecco, tu non dire invece che hai fatto il vaccino AstraZeneca, caro. Io non lo faccio Demone. Il vaccino non è il miglior spot. Perché non lo fai? Vedi che l'Italia, poi si passa in Italia, arriva il Demone e dice non si fa il vaccino. No, perché se il Demone avesse detto appena fatto il vaccino mi preoccuperei, capito? Perché insomma no, non è un grande spot. Mi preoccuperei più io che magari mi viene qualcosa, mi restano come magari mi viene qualcosa. Scusa, posso dire una cosa, caro Demone? Demone, tu ti sei fatto di qualsiasi cosa nella vita, però abbi pazienza, ti sei fatto qualcosa e adesso hai paura del vaccino, adesso non rompere i coglioni. Non mi facevo mica in vena, cioè io no, me la fumo, scusami, la Demone, tu assumevi per le vie aeree della polvere che viaggiava nel culo di un nigeriano, intanto chiamasi cocaina. Intanto viaggia nei container, quella che prendo io. Ma perché no, sì, ti sei fatto qualsiasi cosa e adesso rompi i coglioni sul vaccino, dai, su, amico no, mio. Ma no, ascolta, tu Cruciani dicevi che non ti volevi vaccinare. Ma io infatti non mi voglio vaccinare. Infatti io non mi voglio vaccinare. Io non mi voglio vaccinare, solo se obbligato, purtroppo per lavorare mi vaccinerò. Ma che devo fare? Se siamo obbligati mi vaccinerò anch'io. Ma io ti dico, io ho fatto il vaccino anti-influenzale quando ero in comunità. Perché c'erano meno 10 gradi e c'era la boggia e mi avevano consigliato di farlo. E mi sono sentito male, ho preso 30 kg quando ero in comunità, hai capito? Adesso fortunatamente non ne ho persi una ventina. Ma che c'entra? Non è che hai preso 30 kg per il vaccino antinfluenzale, scusa. E cosa ne sai? No, adesso scusami, però nessuno prende 30 kg per il vaccino antinfluenzale. Non esiste. Scusami. Comunque il tutore mi sta rovinando la vita. Chi il tutore? Io glisserei. Che cosa è successo col tutore adesso, Luca? Scusami. Dimmi, Demone, dimmi. Allora, non mi fa comprare la PlayStation 5 con i miei soldi. Non ti fa comprare la PlayStation 5 con i tuoi soldi. Vabbè, adesso questo. Poi gli ho chiesto i fascicoli dei processi, dei procedimenti, tutti i fascicoli della procura. Ha detto che sono 40-50, non me li fa prendere tutti, di sceglierne 3 o 4. E neanche quei 3-4 riesco a farmi le vere. Fascicoli di cose che ho denunciato io e del processo che ho avuto contro il mio vicino di casa, perché ci sono delle false testimonianze. Sì, ma anche su questo io starei un po'. Mi concentrerei sui regali che vuoi ricevere. Guarda, potremmo fare una colletta per te su questa cosa. Facciamola una colletta, perché camminando male adesso non esco più di casa, anche perché non ho più la patente, e praticamente avrei bisogno della PlayStation 5 per. Tu scotti la gente perché da bambino ti sfottevano tutti a scuola, è vero? No, dico meno male che non hai la patente perché sarebbe un pericolo. Vabbè, ragazzi, dai, gliel'hanno tolta, evidentemente. Quello, non sì, quello è vero, quello è vero, quello è vero. Quello, scusa, chiedo l'ultima bene, volta che ti vero. Sei fatto, quando è stato? Scusa, Demone. Un paio di giorni fa, qualcosetta, ma poco.
una roba da pazzi, questo non smette, non smette più. Quando uno dice qualcosetta, sia che si è sfasciato di qualche cosa, sicuro. Di cosa ti sei sfondato? Mi sono fatto un paio di fumatine. Sì, vabbè, di che cosa? Di che cosa però? Un grammetto di bianca. Un grammetto di bianca. Di però io non la tiro dal naso, sembra la fuma, capito? La cucina. Però non vuole il vaccino. Ti sei fatto il grammetto di bianca, ma non vuoi il vaccino. Ma ascolta, ma lo capirei che il vaccino non te lo fumi, io la bianca la faccio diventare pietra e me la fumo. Cioè, vabbè, è diverso che è diverso cioè, che quindi ti fa bene, quindi fa bene, ti fa bene la bianca fumata così. No, fa malissimo, fa malissimo, allora. È una merda. Dovrebbero legalizzare la marijuana, così uno si fa le cannette di marijuana del proprio giardino. Ma perché non ti sei fatto le cannette di marijuana? Perché non sei andato in cerca perché di cannette di marijuana? Non si trova questa cazzo bianca di marijuana, si trova solo del fumo di merda che fa schifo al cazzo. Ma che conversazione è? Beh, la realtà, cioè, il mondo della realtà. Si trova solo del fumo di merda che fa schifo al cazzo e io guarda, io lancio una proposta. Qual è la proposta? Autocoltivazione 4-5 piante e monopolio per la cannabis. Io sono d'accordo con te. Sì, sono anch'io d'accordo. Fermi tutti. Grande demone. Ciao. Più 600.